Ciao, buongiorno a tutti. Eccomi con il video della settimana. Vi parlerò della settimana scorsa che è finita con il giorno di domenica normale, il 13 di novembre. In questo giorno posso dire che il mio paese d'origine ha segnato una nuova fila nella sua storia perché è stato il secondo turno, il ballottaggio delle elezioni del presidente. Da quando sono in Italia, da 8 anni, io non ho mai votato fuori il mio paese, né per le parlamentari, né per qualsiasi altro referendum o qualcosa. Mi sono sentita così un po' fuori politica moldava. Però questa volta non potevo non partecipare perché dopo tanti anni, grazie alle firme di 400.000 persone del mio paese d'origine, la popolazione di Moldova è riuscita di nuovo a eleggere il presidente del paese. Le prime elezioni sono state il 30 di ottobre e siccome era l'anniversario del matrimonio di me e mio marito, non sono andata, non ho voluto lasciare la mia famiglia in quel giorno, anche se sapevo che è importante il voto. Comunque dovevo andare a Milano e l'ho fatto questo con grande piacere invece il 13, perché la grande onda che ho visto della gente che è fuori paese, che ha dimostrato che davvero non gli dà uguale quello che succede nel paese. E questo succede anche con me, a me importa tanto quello che c'è nel mio paese d'origine, perché sono i miei genitori lì, ci sono tante persone care e poi sempre sono nata lì, ma comunque a me importa in tutto il mondo cosa succede, però sappiamo, è normale che ci sono certi legami. E tutto questo perché cosa vi dico? Perché allora io non seguo i telegiornali, non so cosa si sa, non si sa, si sanno poche cose di Moldova, lo so, però volevo dire e lasciarmi anche a me una traccia nei video che io sono fiera di quello che ho visto, di quello che hanno fatto i miei connazionali. E per la prima volta nella storia del mio paese, quando fuori paese vota tanta gente, perché fuori in Moldova ormai vive 1 milione di persone che hanno origine in Moldova. Purtroppo la situazione economica o anche altri motivi hanno fatto che la gente lasciasse il suo paese d'origine. Ma con queste elezioni abbiamo scoperto tutti che il popolo moldavo è diverso da quello che si pensa. Tutti pensiamo, almeno io, ma anche tanti miei conoscenti, pensavamo che ormai alle persone non importa quello che succede in Moldova, che si sono rifatte le vite, per cui vanno avanti con quello che hanno. E alla fine, anche se ha vinto, diciamo, tra virgolette, ha vinto, ma il presidente eletto è uno bugiardo, uno che ha rubato sempre, che ha mentito alla gente, che ha comprato anche il voto della gente grazie a 10-20 euro. Però comunque il 47% della popolazione di Moldova ha votato e ha scelto di vivere senza corruzione, di vivere in un mondo sincero, in un mondo pulito, e questo è molto importante per me e veramente sono molto grata e fiera di quello che ho visto grazie a queste elezioni. Niente, io ci tenevo che anche voi magari, non so, vi interessa o non vi interessa, ma che sappiate almeno un po' cosa succede nel mio paese d'origine. Mi era finita lo spazio sulla memory card. E se torniamo ai prodotti che ho usato di più in questi periodi, inclusa nella settimana scorsa, anzi no, vi parlo del libro che vi menzionavo anche nell'ultimo video della settimana. Si tratta di Remarque, Erich Maria Remarque, L'arco di trionfo. Questo libro l'ho comprato nel 2008.
ancora in Moldova, ero primavera, prima di partire in un viaggio con mia mamma a Mosca. Eravamo davanti alla ferrovia e in Moldova, davanti alla ferrovia, no, davanti alla stazione della ferrovia a Chisinau, e davanti alla stazione c'è uno dei più grandi mercati di libri usati. E ho preso questo libro che è data dall'87, per cui l'anno prossimo fa 30 anni. Si vede che è vecchiotto e infatti cade a pezzi. Devo ristrutturarlo. Ma comunque sono due romanzi insieme. Primo l'ho letto appunto quando andavo a Mosca. Ho iniziato lì. Si chiama La vita in prestito. La vita in prestito. Oggi sto leggendo ancora e mi piace di più, e infatti sta durando tanto la lettura di questo romanzo, L'Arca di Trionfo. Quando mi piace un libro, io sto leggendo molto lentamente per capire quasi ogni frase. E qui abbiamo la versione russa, non so se si è capita dalla copertina. Comunque sto leggendo il russo anche per ricordarmi un po' il russo, visto che non che ho tante possibilità qua di parlarlo al momento. Niente, mi piace veramente molto, è molto attuale il tema, ma anche l'approccio dell'autore. E niente, questo era il libro di quale vi menzionavo il video scorso. Se invece parliamo dei prodotti che sto usando ultimamente, non sono tanti, però ho preso alcuni di loro. Per esempio sto usando più io che Marcello spray orale. Papà non è di queste cose, per cui non lo faccio neanche provare. Della Bioerz, era una novità nel negozio biologico e si chiama Mercato Bio, c'è nella mia zona, Piacere Terra. Ci sono vari punti in Lombardia, adesso ho visto che sono andati ad aprire anche tre punti vendita a Roma. Allora, si chiama Proteggo Bimbi con Bergasid. Più che altro l'ho preso per vedere se mio figlio apre la bocca quando ho da dargli uno spray. Questo mi fa ridere perché non apre. Per una volta che l'ho spruzzato, visto che c'è l'aroma dentro, mi dice mamma, è buono. Niente, ogni tanto lo spruzzo perché contiene bergamotto, l'essenziale di timo, arancio e limone. Poi c'è anche il propoli e l'aloe, non contiene alcol. Il produttore ci comunica che favorisce l'integrità delle mucose orali. Sarà così o no, non lo so, perché anche se lo uso anch'io, non che devo vedere chissà che cambi, però comunque ogni tanto una, due spruzzatine, mi le concedo. Questo preparato costa intorno a 8 euro, se non sbaglio, più o meno così. All'inizio mi sentivo troppo l'aroma aggiunta, appunto per bambini c'è questo aroma, adesso non mi ricordo bene cosa era, che c'è la confezione. Per la versione dei grandi non c'è. E se parliamo del periodo fresco dell'anno, devo far vedere l'Alchimia Natura, burro balsamico respira bene. Un prodotto che mi piace molto, lo prelievo con la spatola di legno, così mi rimane integro, visto che lo devo usare per un periodo più lungo. Solitamente io metto le mani, invece questa volta no. Mi piace che è un prodotto che non contiene l'acqua, e per cui poi anche l'Alchimia Natura sappiamo che è una ditta italiana. E cosa volevo dire altro? Che è molto, non mentolato, ma più che altro sento il pino e il timo, più che altro questi due, citro e il limone non lo sento tanto, come anche neanche la menta, però questi due sì, mi piace questo burro balsamico, lo metto più che altro qua sotto le narici. E poi sul petto e anche sui polsi. Mi piace veramente. Ogni tanto me lo spalmo anche sulle mani, perché no? E un altro prodotto sempre mentolato è Lino e Ortica shampoo
lavaggi frequenti della Green Natural. Questa mini taglia, che alla fine è una bella taglia di 100 ml, l'ho preso sul giardino di Ariana. Apro una parentesi per dire che questo sito lo stimo molto perché prima di tutto ha tanti marchi, mi piace che c'è una grande scelta dei prodotti, poi per avere le spese di spedizione sono 29 € e non devi spendere chissà quanto per avere le spese gratuite. Poi io tutti i prodotti negli ultimi 2 o anche 3 anni li prendo scontati al 5% perché ho lo sconto di Miss Sylvie. Vi ricordate la ragazza, volevo dire la signora, vi dico perché no, perché anche se è giovane, ma comunque non è più una ragazza, ragazzina, Silvia Cara, che faceva video su YouTube, Miss Sylvie 1, e lei ci ha lasciato uno sconto ancora più di 2 anni fa, quando faceva i video, e questo buono sconto è ancora valido, per cui mi piace l'idea di questo sito, Giardino Ariana, di tenere uno sconto di una persona che non fa più i video, ma comunque io credo che loro ci tengono a quello che ha fatto. Si vede che è ancora valido, si può usare, nel senso i suoi video sono aperti a tutto largo pubblico. E niente, questo vi dico, l'ho preso scontato, non so quanti centesimi meno, ma comunque sempre fa piacere avere uno sconto, perché no? Allora, e anche se c'è l'ortica e lino, io sento tanto mentolo qui, appunto è un shampoo per lavaggi frequenti, infatti dopo 2 giorni basta, i miei capelli sono così come li vedete, che si vede che devono essere lavati, e però vuol dire che non è aggressivo, sì. Niente, non posso dire che wow, mi fa impazzire, mi piace che ci sono queste versioni da provare in 100 ml, perché costa sotto i 3 € se non sbaglio. Da una confezione mini passiamo a una confezione extra large. Allora, questo grossissimo flacone da 1 litro della Eco, non vi dico che è di Pierpaoli, Made in Italy, tutto l'altro certificato, e c'è comunque, l'ho preso all'antichità perché c'era un 30% di sconto, costa 6 € e fate un po' voi i calcoli quanto l'ho pagato. L'ho preso più che altro perché sapevo già qual è la profumazione, perché avevo preso tempo fa. Poi faccio fatica perché si vede un po' che non registro, mi manca il respiro, anche se no, non sono incinta, se qualcuno può pensare che solitamente manca il respiro alle persone in una situazione particolare. Allora, vi dicevo che l'ho preso più che altro perché è un flacone grande e tu lo metti nel bagno e ti dura una vita, sì. E non lo uso solo lui perché dentro, anzi subito dopo l'acqua, c'è l'ammonium lauril sulfate. Questo ingrediente, io non sono chimica, però una volta che io leggo che è molto irritante, può causare irritazioni, io mi tengo alla larga di questi prodotti. Infatti So Bioethique e altre linee francesi hanno subito nell'inch questo ingrediente. E siccome so cosa può causare, io lo uso ogni tanto. Siccome era conveniente, parallelamente con altri saponi, uso anche questo, anche bagno doccia. E niente, ve l'ho fatto vedere la versione grande perché magari fate un'idea di che si può prendere. Solitamente sotto sotto, nel senso quasi non si vede sugli scaffali, non so se è perché una taglia grande o perché c'è un'altra politica. Comunque, questi erano i pochi prodotti, piccoli o grandi cose per me. Vi saluto anche intanto e vi posso dire che su YouTube sono ultimamente poco, ma perché è un periodo così in quale faccio altre cose. Sempre sono a casa con Marcello e ci godiamo il tempo, abbiamo da fare tanto insieme, per cui il tempo è quello che è. Su YouTube comunque entra ogni tanto e quando riesco lascio anche qualche commento sui canali che li seguo con piacere quando riesco. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per la vostra presenza qua e vi aspetto al prossimo video. Tante tante belle cose a tutti, ciao!